Buongiorno, iniziamo la seduta del question time di questa mattina e iniziamo con l'oggetto numero 107 rivolto all'assessore Cecchini da parte del consigliere Rometti, intendimenti della giunta regionale in merito al completamento dei lavori di ammodernamento dell'elettrodotto Villavalle di Spoleto. Prego consigliere. Grazie Presidente, ho inteso presentare questa interrogazione perché sono accaduti fatti nuovi in un percorso complesso peraltro, perché sono comunque queste operazioni complicate da portare avanti. Parliamo dell'interramento di una parte di elettrodotto, l'elettrodotto di Villavalle a Spoleto, che attraversa in alcuni punti il centro abitato e addirittura passa vicino all'ospedale, un problema molto sentito dai cittadini di Spoleto che nella passata legislatura fu affrontato insieme a Terna, la società che gestisce le infrastrutture elettriche per conto di Enel, fu affrontato nell'ambito di un programma più generale di lavori di Terna in Umbria che stanno andando avanti peraltro di ammodernamento del sistema degli elettrodotti. Terna si era resa disponibile a fare questi due interventi di risanamento ambientale, uno a Spoleto e l'altro presso la collina di Prepo qui a Perugia. Avviato l'iter, individuato il nuovo tracciato, Regione, Comune, Comitato Popolare e Terna. Terna realizza il progetto definitivo che era stato condiviso attraverso un accordo di programma del 2012. Si avviano le procedure di valutazione ambientale, purtroppo poi è intervenuta la legge e ha spostato questa procedura di valutazione ambientale dalla Regione allo Stato e questo oggettivamente ha allungato un po' i tempi. Nell'ambito di questa procedura di valutazione ambientale, nella verifica preliminare di assoggettabilità, il Comune di Spoleto, che aveva, come ho detto prima, condiviso questo nuovo tracciato, l'interramento di quel tratto cittadino, stranamente ha dato parere contrario su questo progetto e quindi questo rischia chiaramente in un percorso, come ho detto prima, già di per sé sono operazioni comunque hanno la loro difficoltà e una loro complessità, rischia di vanificare un lavoro che è andato avanti per anni e che è molto atteso dai cittadini. Quindi io volevo sollecitare, soprattutto investire la giunta regionale e l'assessore per capire come si andrà avanti. Io credo che si dovrà andare avanti avendo il Comune già firmato atti e condiviso un accordo di programma. Non possiamo, diciamo, adesso cambiare rotta, andare a zig zag su una questione che rischia poi di penalizzare i cittadini. So che lì c'è un comitato molto attivo che ancora chiede in maniera molto forte che questo intervento venga realizzato. Quindi la sostanza dell'interrogazione è questa e quindi chiedo che la Giunta in qualche modo se ne occupi. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, buongiorno. Ma di fatto nell'interrogazione, nell'esposizione dell'interrogazione, il consigliere Rometti ha dato conto dello stato delle cose rispetto appunto all'elettrodotto di Spoleto e il relativo interramento. C'è stato bisogno di una variante proprio per tener conto delle esigenze della popolazione. In questo caso la procedura sta tutta in capo al Ministero, quella autorizzativa. Come prima diceva il consigliere, la Regione Umbria insieme ad ARPA, Comunità Montana, Provincia di Perugia ha messo a disposizione del Ministero un parere favorevole ancorché ancorato a delle prescrizioni che debbono tener conto naturalmente di non compromettere la qualità ambientale. Il Comune di Spoleto ha fatto pervenire al Ministero un parere negativo. E di solito, come di norma, la legge dice che il procedimento si conclude dopo i 45 giorni di pubblicazione con una decisione da parte dell'ente preposto al rilascio, che in questo caso sarebbe il Ministero. I 45 giorni di tempo sono terminati, dal Ministero non abbiamo avuto, non c'è stata alcuna chiusura, diciamo, della problematica. Per quello che è nelle nostre
competenze e possibilità, stiamo in contatto con il Comune di Spoleto, sapendo che in questo caso da un punto di vista formale è ognuno tenuto ad esprimere un proprio parere motivato e a darne conto. Quindi l'auspicio che si possa concludere nel miglior dei modi la vicenda, potendo superare in qualche modo la contrarietà del Comune di Spoleto. Quindi sarà cura dell'ufficio intervenire nuovamente, per il resto il tutto sta in capo al Ministero, che dovrà tener conto sia dei pareri positivi sia anche delle perplessità o dei pareri negativi emessi dalle istituzioni preposte. Grazie Assessore. Prego Consigliere Rometti. Va bene, il punto che secondo me va evidenziato con il Ministero, credo che forse gli uffici anche magari attraverso un confronto con il Comune, è che comunque il Comune di Spoleto ha cambiato la sua posizione nel corso della procedura, e questo crea una difficoltà che in qualche modo il Comune di Spoleto stesso deve risolvere, cercando di tornare a una posizione che era quella legata al progetto condiviso insieme dopo anche faticosi incontri, riunioni, e sul quale c'era stata appunto la firma in un accordo di programma che adesso non può essere smentito. L'oggetto numero 97 è una interrogazione presentata dal consigliere Solinas e rivolta all'assessore Barberini. Riduzione dell'attività nel periodo estivo di alcuni reparti degli ospedali del Servizio Sanitario Regionale. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego consigliere Solinas. Grazie signora Presidente. Il tema di questa interrogazione è un tema che definirei annoso, perché è una problematica che si verifica tutti gli anni di fatto, in concomitanza delle ferie estive, che ovviamente sono un diritto assoluto degli operatori della sanità a tutti i livelli. Però si crea una situazione per cui alcuni servizi e alcuni reparti degli ospedali, venendo meno in un numero adeguato di operatori, sia medici che del personale infermieristico, sono costretti a ridurre le attività. È ovvio che vengono preservate le attività di urgenza, l'assistenza in emergenza e urgenza, però ci sono delle situazioni in elezione che richiedono interventi assistenziali da programmare che cadono anche per scadenze legate alle necessità cliniche, cadono nei periodi estivi, che non possono essere espletate. Quindi parliamo di ricoveri, esami strumentali, esami di vario genere, inizio di terapie, non possono essere programmati durante i mesi estivi per carenza di personale, per il ridimensionamento di queste strutture. Allora io chiedo all'assessore Barberini, che è sempre attento a queste problematiche, che in considerazione di questi disagi che di fatto si verificano e sono anche segnalati da vari ambiti, e ho avuto anche modo personale di appurare, se è possibile sapere quali intendimenti intende adottare la Giunta regionale, l'assessorato, per contrastare e ovviare a queste problematiche, in particolare se è pensabile magari far fronte a queste carenze operative estive con l'assunzione di personale per brevi periodi. Queste sono ipotesi che poi l'assessore sicuramente saprà chiarire e definire. Grazie. Grazie, prego assessore Barberini. Sì, la questione, come ha detto il presidente Solinas, è una questione annosa che purtroppo si verifica in occasione del periodo estivo, dove si concentrano il maggior numero di ferie delle dipendenti del Servizio Sanitario Regionale. Per far fronte a questo, le direzioni delle nostre quattro aziende hanno approvato un piano ferie che va dal 15 giugno al 15 settembre, al fine di poter garantire un diritto al ovviamente irrinunciabile ai dipendenti, ma allo stesso tempo provare a mantenere in qualche modo garantito quelle che sono
le prestazioni del nostro servizio sanitario. Va detto per la verità che anche in questo periodo, pur in presenza di un piano ferie corposo, vengono garantite tutte le attività assistenziali e la continuità H24 nel soccorso, nella rete emergenza-urgenza. Ci sono dei cali che sono in qualche modo quantificabili tra il 15 e il 20% della riduzione delle prestazioni chirurgiche, mentre invece per quanto attiene all'area medica la riduzione è meno marcatamente significativa, proprio perché rivestono normalmente carattere di urgenza e sono riconducibili a attività di pronto soccorso. Quindi di fatto l'ottimizzazione, l'efficientamento che è stato messo in campo dalle direzioni si concentra in particolar modo nell'area della chirurgia programmata, del Week Surgery e del Day Surgery, proprio perché è il settore dove c'è una maggiore riduzione. Non è possibile allo Stato provare a intervenire con assunzioni di personale a tempo determinato per due ragioni. Uno di carattere tecnico: non sempre il personale che può essere disponibile è immediatamente pronto e preparato per rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni che possono essere riscontrati in un periodo circoscritto, un periodo temporale circoscritto. Secondo, perché c'è una limitazione, forte limitazione normativa nazionale che ormai risale al decreto legge 78 del 2010, dove sostanzialmente vi è l'impossibilità per le regioni di ricorrere a contratti di lavoro a termine, a meno che queste assunzioni non vengano fatte con contribuzioni specifiche di carattere privato o pubblico, oppure per assicurare pienamente il livello dei LEA. Nella sostanza, quindi, di fatto tutte le regioni, proprio perché c'è questa limitazione normativa, anche nel periodo estivo non ricorrono a personale a tempo determinato. Però, diciamo, malgrado questa limitazione, l'attività subirà delle nostre aziende ospedaliere una riduzione solo nelle attività di Day Surgery e Week Surgery, quindi in tutta l'attività programmata, e verrà mantenuta comunque e assicurata la qualità e la quantità dei servizi in tutti i nostri presidi ospedalieri. Grazie Assessore, prego Consigliere Solinas per la replica. Sì, mi ritengo soddisfatto della risposta dell'Assessore, confido nella sua attenzione e capacità di verifica nel corso dei mesi estivi, ovviamente confido anche nelle capacità gestionali dei direttori generali che sono consci del problema e quindi sapranno prendere adeguati provvedimenti in merito. Grazie. Grazie Consigliere Solinas. E adesso continuiamo con l'assessore Barberini. Mi chiedeva il consigliere Squarta se potevamo procedere con l'oggetto 108, quindi si tratta di un'interrogazione rivolta all'assessore Barberini dal consigliere Squarta. Chiarimenti urgenti circa le modalità di individuazione di dirigenti medici di gastroenterologia da parte dell'azienda ospedaliera di Perugia. Prego consigliere Squarta. Sì, grazie Presidente. Io ho voluto fare questa interrogazione perché, come ho visto questa delibera, questo bando, forse sarà perché quando esercitavo la professione di avvocato forse ho avuto poca esperienza, però ho visto delle cose che non mi quadravano e quindi ho ritenuto necessario fare questa interrogazione. Sappiamo che con delibera del direttore generale numero 1375 del 29 giugno 2017 è stato emanato un avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titolo e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di dirigente medico di gastroenterologia da assegnare alla gastroenterologia ed epatologia. Il primo punto dell'avviso recita esperienza professionale richiesta e reca una lista certosina di competenze pedantemente fin troppo specificatamente dettagliate.
In particolare, la singolare formulazione dell'esperienza professionale richiesta non trova riscontro alcuno nei requisiti specifici richiesti a norma dell'articolo 24 del DPR 97 per le procedure concorsuali proprie del profilo, né in quelli di norma richiesti nelle procedure di mobilità che, anche quando inseriscono specifiche ulteriori rispetto ai requisiti minimi, non contengono in nessun caso una lista così dettagliata. Io ho citato anche nell'interrogazione altri bandi di mobilità e una lista veramente così dettagliata e certosina non l'ho mai trovata. Per questo mi sono venuto nei dubbi. In particolare, la cosa che mi ha suscitato molta perplessità è il raffronto, come emerge, di una forte esperienza così specifica di nicchia ricercata dall'azienda ospedale di Perugia. Si richieda poi, da una parte quindi una competenza così specifica e dettagliata, poi una mera autocertificazione della medesima, con l'espressione comprovata esperienza, che sicuramente non ha nulla a che vedere con l'espressione documentata esperienza, previsto invece dall'avviso di altri istituti che io avevo poc'anzi citato. E anche il caso di sottolineare che la super specializzazione richiesta dall'azienda di Perugia non è prerogativa né di un dirigente medico di primo né di un dirigente medico di secondo livello. E pare che nessuno degli attuali 16 dirigenti medici in organico presso l'azienda, e pare anche direttore incluso, sembra avanti esperienza in più di una delle procedure richieste. Pare che nessuno degli attuali 50 gastroenterologi presenti in Umbria sembra abbia l'esperienza di nicchia prevista dall'avviso. A sensi della normativa vigente, le istanze di mobilità dovrebbero essere valutate dal direttore della struttura complessa, che a quanto sembra, è anche oggetto della mia interrogazione, quello che voglio sapere, se il direttore di struttura complessa abbia almeno uno dei requisiti previsti dal bando, perché è chiaro che se il direttore di struttura complessa deve valutare questo bando, come prevede la normativa, e poi non ha neanche uno di questi requisiti, la cosa è abbastanza, diciamo, un po' particolare. Ed è per questo, poi ovviamente ho citato anche una sentenza del Consiglio di Stato, come prevede che in realtà i bandi di questo tipo così dettagliati è difficile che possano essere appunto accettati anche in sede di un eventuale ricorso. Tutto ciò premesso, io interrogo l'assessore se non ritenga di doversi attivare con la massima urgenza per chiarire se l'avviso pregiudichi la selezione di personale qualificato, restringendo, anzi quasi azzerando, la platea dei soggetti titolati a norma di legge a parteciparvi. E in particolar modo io vorrei sapere dall'assessore se risponde a vero che nemmeno il direttore di struttura complessa sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso. Grazie consigliere, prego assessore Barberini. La questione posta nella interrogazione trova radici nella procedura di mobilità che, come è noto a tutti noi, è disciplinata dal decreto legislativo 165 del 2001. Attraverso la procedura di mobilità volontaria, di fatto le pubbliche amministrazioni hanno l'opportunità, la possibilità di reclutare personale già in possesso di esperienza professionale e trasferirlo sostanzialmente da un ente, da una pubblica amministrazione ad un'altra. Per fare questo l'azienda ospedaliera si è dotata di un regolamento sul personale e che disciplina appunto le procedure di mobilità e che dettaglia in maniera molto analitica tutte le procedure che debbono essere eseguite. E questo le notizie di carattere generale. Venendo nel dettaglio alla interrogazione, nello specifico, non è vero, come sostiene l'interrogante, che la mobilità sarà valutata dal responsabile della struttura complessa, ma verrà valutata da parte di un'apposita commissione che sarà nominata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera. Il bando di mobilità oggetto dell'interrogazione ha declinato puntualmente tutte le competenze che si auspica debbano essere possedute da uno o più candidati che presenteranno domanda per richiedere il trasferimento, e rendendo conoscibili a tutti gli argomenti, gli aspetti che saranno presi in considerazione dalla commissione di valutazione per individuare coloro che risulteranno possedere le capacità professionali specifiche necessarie alla funzionalità del servizio.
La possibilità di richiedere requisiti specifici ai fini del trasferimento è talmente pacifica che non il consigliere Squarta ha citato un'azienda, l'azienda ospedaliera di Bari, se non erro, ma ci sono tanti altri bandi fatti da aziende ospedaliere, da aziende sanitarie della nostra nazione, dove individuano puntualmente delle caratteristiche che occorrono per garantire quel tipo di servizio. La stessa sentenza del Consiglio di Stato, che è citata nella interrogazione, dà la possibilità di introdurre elementi più restrittivi rispetto a quelli che sono richiesti per una procedura selettiva ordinaria. Quindi sulla base, ovviamente, sono tutte queste che ho riferito, sono indicazioni che mi sono state fornite dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, e la fattispecie si inserisce in una richiesta, in una situazione, diciamo, una professionalità che è andata perduta per ragioni sostanzialmente estranee al servizio sanitario regionale, e occorrono professionalità in grado di fare quel determinato tipo di prestazioni. Questo è l'obiettivo, e quindi è anche possibile che non ci siano soluzioni interne, questo ma lo vedrà poi ovviamente la Commissione, e si dovrà ricorrere anche, proprio come prevista la procedura di mobilità, a soluzioni esterne al sistema, all'azienda ospedaliera e al servizio sanitario regionale, proprio perché si risponde ad una caratteristica, un bisogno particolarmente evidenziato e particolarmente però anche necessario per il servizio sanitario regionale e per l'azienda ospedaliera di Perugia. Grazie. Grazie, prego consigliere Squarta per la replica. Sì, grazie Presidente. Io capisco che l'assessore ovviamente si è rimesso, come diceva lui, alla relazione tecnica del direttore, però io non posso ritenermi soddisfatto, uno perché non è stata risposta una delle mie domande, cioè se l'attuale responsabile, direttore di struttura complessa, abbia almeno uno dei requisiti previsti dal bando, visto che sono così specifici, sono così veramente tanti, perché volevo saperlo, perché credo che sia una notizia che è utile che tutti quanti noi sappiamo. Poi per quanto riguarda il resto, ovviamente io non sono d'accordo con l'aspetto tecnico, perché la sentenza che citavate poc'anzi è vero che permette degli elementi più restrittivi in ambito di mobilità, ma sempre con i principi di proporzionalità e adeguatezza. Ritengo che questo bando dal punto di vista tecnico abbia troppe specificità. Rimane la mia forte perplessità sui requisiti che dicevo prima del direttore di struttura complessa, che non mi è stata data risposta, quindi rimarrò con questo dubbio, e quindi ritengo assolutamente di non essere soddisfatto per la risposta che mi è stata fornita. Passiamo alla prima interrogazione del consigliere Fiorini, rivolta all'assessore Cecchini. Presunto inquinamento di falda acquifera in località vocabolo Cupa di Sant'Eraclio di Foligno. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego consigliere Fiorini. Grazie Presidente. Premesso che siamo venuti a conoscenza di un'ipotesi di inquinamento idrico presso la località vocabolo Cupa di Sant'Eraclio in Foligno, che potrebbe derivare da natura chimica, fisica o microbiologica, e le cui conseguenze potrebbero compromettere la salute della flora e della fauna coinvolta fino agli uomini, nuocendo all'ecosistema e alle riserve idriche per uso alimentare. Considerato che nel comune di Foligno, nella località sopra meglio specificata, i residenti si trovano in una situazione di disagio, ostante le mancanze di un bene primario e necessario quale l'acqua potabile, dovuto al mancato completamento delle opere di urbanizzazione primarie, così come disposto dalla legge 29 settembre 1964, numero 847, del 2 edilizia, DPR 6 giugno 2001, detti residenti, che già da anni hanno ripetutamente chiesto l'intervento del sindaco e della giunta comunale di Foligno senza aver ottenuto risposta concreta, considerando inoltre che, stante le mancanze di acqua potabile, i residenti si vedono costretti ad utilizzare l'acqua dei pozzi, ovvero ad acquistare acqua olico-minerale, visto che nel raggio di 300 metri dalle abitazioni, oggetto della problematica sopra illustrata, è presente la discarica Casone, e dai
Dalle analisi fatte dai privati sui pozzi emerge, leggo direttamente le conclusioni delle analisi, in base ai risultati analitici ottenuti, il campione LS 3001-2015 è non conforme ai valori limiti di legge previsti dal decreto legislativo numero 31 del 22-2001 per i seguenti parametri: E. coli, enterococchi, batteri coliformi a 37 gradi. Dunque è un evidente inquinamento della falda acquifera. In più non c'è l'acqua potabile e questi signori si ritrovano a prenderla o gli viene portata con le botte addirittura acquistarla ai supermercati per uso quotidiano. Dunque si interroga la Giunta per conoscere quali azioni intende intraprendere al fine di risolvere il problema dell'inquinamento idrico presso l'Università Vocabolo Cupra di Sant'Elago in Foligno e considerando soprattutto che a 300 metri è presente la discarica Casone. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente a seguito della vostra della interrogazione presentata dai consiglieri Fiorini e Mancini abbiamo chiesto notizie in merito ai quesiti posti sia alla VUS che ad ARPA e dal Comune di Foligno. Dalle informazioni che ci hanno messo a disposizione risulta che nell'area non esistono pozzi autorizzati ad uso potabile. Mentre risultano presenti diversi pozzi ad uso irriguo domestico. L'ARPA, tra l'altro, ha in corso un monitoraggio della Valle Umbra Sud per presenza di elementi che possono compromettere la qualità dell'acqua e per tale fenomeno si sono avviate anche le indagini per la ricerca di eventuali responsabili. In ogni caso la località Cupe di Sant'Eraclio non rientra nel perimetro oggetto dell'indagine. Pertanto non esistono analisi ad oggi di ARPA Umbria che confermino gli afferiti inquinamenti, appunto, di inquinamento, gli asseriti fenomeni di inquinamento della falda. Naturalmente la Regione ha trasmesso la vostra segnalazione ad ARPA e si precisa peraltro che in ordine. Diciamo che la località in questione è a carattere agricolo e quindi al di fuori del perimetro urbano e urbanizzato, non è ad oggi presente un acquedotto pubblico gestito da VUS e la Valle Umbra Servizi comunque ha comunicato che è stato già predisposto un progetto definitivo per servire i nuclei familiari ivi residenti, quindi è un lavoro in corso, nel senso che VUS si sta facendo le procedure per risolvere in prospettiva la problematica. Per il resto abbiamo trasmesso questa segnalazione con però informazione da parte appunto di soggetti preposti che non esistono in quel territorio pozzi per uso potabile almeno autorizzati. Grazie assessore, prego consigliere Fiorini per la replica. Grazie presidente, ma diciamo che in parte sono soddisfatto perché si attivano, se è vero che si attivano i lavori per risolvere il problema, perché io credo nel 2017 che ancora non ci sono le condotte che portano acqua potabile o che arriva a volte c'è, cioè, a volte no, su una casa, credo che siamo proprio in 50 anni, ma anche più 100 anni indietro. Ma detto questo, su una cosa, assessore, che lì i pozzi non sono autorizzati per l'uso domestico, è vero, ma non sono autorizzati perché dalla lettera dell'ASL 3 Umbria, che ho qui, scrive: a seguito delle rilevazioni di una contaminazione della falda idrica superficiale da sostanze organo ologenate, l'ARPA Umbria si è eseguito una serie di controlli analitici su alcuni pozzi privati che attingono da falde superficiali. Dunque bisogna andare a vedere da che cosa dipende. Potrebbe essere, come dicevo prima, la discarica oppure quali sono le cause che hanno indotto questo. Però comunque io spero che la Regione Umbria segua i lavori che verranno svolti, segua soprattutto
si ricordi di quei cittadini e cerchi di risolvere il problema senza strumentalizzare, nel senso dicendo che non c'è l'uso potabile ma solo irriguo. Ma dobbiamo capire per quale motivo questa falda comunque è contaminata e da quali sono state le conseguenze che hanno portato a questo. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 106, un'interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolta all'assessore Barberini. Proposta presentata alla Giunta regionale da parte del Movimento per la Vita di Perugia di istituire un osservatorio nazionale sul welfare aziendale per la valorizzazione e la diffusione delle migliori prassi imprenditoriali volte a garantire alti livelli di standard aziendali in tema di pari opportunità e di conciliazione vita famiglia lavoro in favore dei dipendenti. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Parliamo appunto di welfare aziendale, cioè di tutte quelle pratiche che imprenditori avveduti tendono a mettere in atto nella propria azienda per garantire appunto la conciliazione fra la vita privata, familiare e le attività lavorative. Questo ovviamente sia nell'ottica di un migliore rendimento sul lavoro, ma anche di una maggiore aspettativa nell'adempiere alle proprie desideri e alla propria vita privata. Ora anche il nuovo piano sociale che è stato approvato a marzo prevede un capitolo, il 4.4, proprio riguardo al welfare aziendale. Ora, praticamente nel 2015 e 2016 è stato dato seguito attraverso un accordo fra il Movimento per la Vita e il Comune di Assisi al premio Città di Assisi intitolato all'imprenditore Walter Baldaccini proprio sul tema del welfare aziendale, quindi delle aziende family friendly. Allora, in merito è poi emerso attraverso questa iniziativa il desiderio di, da parte un po' delle aziende, anche delle realtà che vi hanno partecipato, a instaurare un osservatorio proprio sul welfare aziendale a livello regionale, magari con la possibilità di localizzarlo proprio sulla città di Assisi, proprio in concomitanza di questo premio. Allora ecco, l'intendimento, visto che il Movimento per la Vita di Perugia aveva presentato ormai un paio d'anni fa proprio il progetto ai vostri uffici, agli uffici della Giunta, volevamo sapere quali erano gli intendimenti, visto che ad oggi ancora non si è presa una decisione circa questa proposta e che tipo eventualmente di azioni si intendono portare avanti per la realizzazione, se c'è l'intenzione da parte di questa Giunta di portarla a compimento. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Barberini. Andrea. Sì, la interrogazione affronta un tema a cui nel corso questi ultimi mesi questa amministrazione regionale e questa assemblea legislativa ha posto particolare attenzione. Giustamente sono stati ricordati il riferimento al piano sociale regionale, al punto 4.4, dove viene esattamente nello specifico paragrafo trattato il tema del secondo welfare, del welfare aziendale, caratterizzando questo welfare aziendale come un insieme di benefit e servizi forniti dall'azienda ai propri dipendenti ai fini del miglioramento della qualità della vita, partendo dal sostegno al reddito familiare, lo studio, la genitorialità, la tutela della salute, eccetera, eccetera. Altri ulteriori aspetti, partendo anche da quello studio che in qualche modo è stato citato e rappresentato, trova una risposta anche nella legge regionale, la 14 del 2016, le norme per le politiche di genere per la nuova civiltà delle relazioni fra donne e uomini. Anche qui uno specifico articolo disciplina esattamente la istituzione di un osservatorio regionale sulle politiche del welfare aziendale. Quindi in sostanza
distanza dal combinato disposto di questo provvedimento legislativo e del piano sociale regionale, troviamo sicuramente il fondamento e la prospettiva per realizzare questo osservatorio, che ovviamente però, vista la nostra possibilità e la nostra potestà, non può che essere un osservatorio di carattere regionale. Perché dico questo? Perché sicuramente l'esperienza positiva del premio Città di Assisi, e quindi per le aziende family friendly, è una iniziativa lodevole, è un'iniziativa interessante che ha visto il fattivo supporto di importanti sponsor e in particolare di aziende nazionali, multinazionali e di aziende locali, in particolare la Telecom Italia e il gruppo Umbria Group. E sostanzialmente però la richiesta di questa iniziativa è una richiesta di un osservatorio nazionale. La nostra intenzione, la nostra possibilità è quella, e su questo versante ci stiamo muovendo, di avviare un osservatorio regionale. Non per questo abbiamo, in virtù delle disposizioni del piano sociale regionale, è stato commissionato uno studio esplorativo di fattibilità sul contesto umbro di secondo welfare e di welfare aziendale, con l'obiettivo di dare un concreto avvio, un processo concreto di collaborazione fra le diverse componenti della società. Quindi mi sembra di poter dire che una prima risposta sarà data in attuazione a queste normative, e cercheremo di trovare conforto e collaborazione anche con questa esperienza che insiste sul territorio regionale, ma che ha una prospettiva e un taglio di un orizzonte nazionale e non solo regionale. Quindi cercheremo di fare, in sostanza, utilizzare quanto di buono è già stato realizzato nella nostra regione e trasportarlo all'interno dell'osservatorio regionale che andremo a costituire. Grazie assessore, prego consigliere De Vincenzi. Sì, io ringrazio l'assessore per quanto specificato. Mi auguro, in parte mi dispiace un pochino questa posizione, nel senso che ovviamente il premio che viene svolto nella città di Assisi poi coniugava tutta una serie di realtà, a cominciare proprio da i principi e la regola francescana, quindi era sicuramente un ottimo palcoscenico anche da giocare a livello nazionale per dare prestigio proprio come iniziativa in partenza dall'Umbria. Speriamo comunque che quanto prima questo osservatorio regionale possa prendere le mosse, anche magari con il coinvolgimento appunto delle esperienze e quindi anche del Movimento per la Vita, per quanto ha portato avanti fino ad oggi. Grazie. Passiamo all'oggetto 103. Si tratta di un'interrogazione rivolta all'assessore Bartolini, presentata dai consiglieri Casciari e Leonelli. Servizi educativi per l'infanzia in Umbria, stato dell'arte riguardo alle autorizzazioni al funzionamento delle strutture anche alla luce della situazione di agitazione delle educatrici e delle incertezze nella città di Perugia. Prego consigliere Leonelli. Ora io evito il preambolo, no, rispetto a quello che è il ruolo dei nidi di infanzia nella società e chiaramente che strumento chiaramente sono e la meritevolezza degli stessi. Ora va detto che la competenza per la gestione del servizio dei nidi di infanzia è in capo ai comuni, che si occupano sia delle scelte relative, ad esempio individuazione del fabbisogno personale, numero nidi, della gestione delle iscrizioni, dell'acquisto delle derrate alimentari, eccetera eccetera. Ma in base alla legge regionale 12 del 2005, la Giunta regionale disciplina i criteri generali, le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi educativi pubblici e privati. E per ottenere questa autorizzazione al funzionamento, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti strutturali, pedagogici, funzionali, tra i quali per esempio una struttura che garantisca la sicurezza ambientale, che sia conforme in termini urbanistici, edilizi, igienico-sanitari, a disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica. Ora, detto questo, i comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e sulla base di queste ricognizioni
possono concedere ai soggetti gestori di servizi un congruo termine comunque non superiore a 3 anni per eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare, fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza. Alcuni nido comunali, anche della città capoluogo, negli anni precedenti sono stati autorizzati in deroga ai requisiti suddetti, che il limite massimo di 3 anni per la concessione della deroga ormai è prossimo al termine, peraltro molto prossimo, tenuto conto che nel frattempo, quando abbiamo depositato l'interrogazione, il calendario è andato avanti. Quindi, preso atto anche della situazione di agitazione sia da parte degli educatori, delle educatrici e dei genitori riguardo alla questione relativa alle incertezze per l'avvio del servizio nel capoluogo, noi interroghiamo la Giunta regionale per sapere quanti comuni fino ad oggi, sulla base di indicazioni di legge, hanno effettuato la ricognizione sull'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e se risultano essere state rilasciate deroghe per il funzionamento degli stessi. Grazie, prego Assessore Bartolini. Allora, come da lei rappresentato, consigliere Leonelli, siamo ormai in prossimità della scadenza della proroga triennale consentita con la legge del 2015. Dalla ricognizione, il termine sta per scadere, però dalla ricognizione in tempo reale la situazione più critica è sul comune di Perugia, tant'è che proprio in data di ieri il sindaco Romizzi ha richiesto alla Presidente Marini e all'assessore qui presente la possibilità di valutare un'ulteriore proroga. Ora, su questo aspetto faremo adesso le opportune valutazioni, con anche valutando la possibilità di portare un emendamento in aula in sede di assestamento del bilancio. Peraltro, prima di arrivare a questa decisione, che è ancora riservata, e mi riservo di sciogliere questa questione, ritengo che comunque bisognerebbe dare un termine finale, perché non è possibile andare con proroghe. Quindi proprio nei prossimi giorni farò una lettera a tutti i comuni umbri per avere la situazione ancora più nel dettaglio, chiedendo comunque se, laddove ancora non sono state rilasciate le autorizzazioni, ci sono problemi a completare i lavori, ci siano degli impegni finanziari e dei cronoprogrammi precisi. Solo sulla base di impegni precisi e quindi di vere e proprie obbligazioni giuridiche potrò sciogliere la riserva. Quindi questo è il dato. Domani partirà la lettera, farò una ricognizione in pochi giorni, cercherò di assumere eventualmente degli atti d'obbligo da parte dei comuni interessati e solo in questa eventualità portare l'emendamento in aula. Grazie Assessore, prego Consigliere Casciari per la replica. Sì, grazie Assessore. Beh, come ha detto lei, insomma, è una situazione che diciamo sta precipitando. È la prima volta nel comune di Perugia, nella storia dei servizi della prima infanzia, che le iscrizioni ai nidi sono state aperte il 5 luglio con una incertezza naturalmente per i genitori, che non sanno se rientreranno nei nidi pubblici, perché la graduatoria chiuderà il 20 luglio, quindi siamo prossimi appunto all'avvio del nuovo anno e ancora non si sa se i bambini entreranno nei nidi. E soprattutto anche le educatrici non avranno, diciamo così, la prontezza di affrontare classi omogenee. C'è un'incertezza che ha messo un po' in agitazione tutta la città. Quelle proroghe di cui lei parla appunto erano state concesse nel 2015, quindi i comuni avevano il tempo per fare tutte le valutazioni, anche l'accesso più specifico e le richieste di adeguamento, che lo ricordo valgono per i nidi pubblici quanto per i nidi privati, quindi è una questione credo politica su quale fare molta attenzione, perché richiediamo standard molto elevati, e questo lo ritengo opportuno, alla rete dei nidi anche privati,
e questo deve valere anche sicuramente per quelle strutture comunali che hanno bisogno di adeguamenti, soprattutto dal punto di vista appunto strutturale. Il Comune di Perugia l'aveva avviata questo percorso, ma poi insomma in modo inspiegabile si è arrestato e siamo arrivati appunto in prossimità delle vacanze e ancora le famiglie di Perugia soprattutto non sanno dove e come i propri piccolini, perché parliamo di bambini di 36 mesi, potranno e dove frequentare le strutture comunali relative alla prima infanzia. Grazie consigliere Casciari. Adesso passiamo all'oggetto numero 109, un'interrogazione rivolta all'assessore Cecchini da parte dei consiglieri Liberati e Carbonari. Inquinamento ambientale. Il caso ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, 5 anni di ritardi per riciclo di scorie in una discarica ridotta a un colobrodo, necessità di rispetto delle regole di costituzione di un giudizio da parte della giunta regionale, anche in considerazione della crescita della criminalità ambientale in Umbria. Informazioni della giunta medesima al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Grazie presidente. Dunque ci troviamo a discutere questa interrogazione il giorno dopo un incidente, un infortunio sul lavoro particolarmente grave. E è da qui che vorrei parlare e partire. Vorrei partire da qui per affrontare il problema di una città, non soltanto di Maestranze, che ormai è carne da macello, perché questo è, a livello ambientale non solo, appunto, come si dimostra sul lavoro, con denunce puntuali dei sindacalisti, di alcuni sindacalisti, che lamentano addirittura l'assenza dei guanti antitaglio. Ecco, allora, una città che è carne da macello di questa fabbrica, di questa industria a targa tedesca, in cui evidentemente gli apicali non vogliono investire, e allora lo dicono chiaramente. Lo dicono chiaramente perché noi non ci stiamo a registrare ulteriori vittime sia fuori dell'azienda, quelle appunto determinate dalla connessione tra l'inquinamento e il problema ovviamente della patologia sanitaria, e sia dentro. I primi a essere colpiti da questo modo di fare, da questa mancanza di investimenti, sono i lavoratori della ThyssenKrupp, le loro famiglie. E io credo che non sia più sostenibile questo medioevo produttivo in cui la politica nazionale e locale continua ad essere afona rispetto ai desiderata di un'azienda che è completamente sui iuris, è completamente uno Stato nello Stato, fuori dalle regole, fuori dalle regole. Questo accade, e torniamo un attimo più centrati sul tema di oggi, anche per la vicenda annosa dei rifiuti. Dopo aver registrato un inquinamento, un ammorbamento incredibile dovuto alla manipolazione del rottame che creava disastri non solo ambientali ma anche finanziari, buchi finanziari consistenti dentro l'azienda, siamo a 5 anni ormai dall'obbligo scritto nell'AIA che avete rilasciato voi per quanto riguarda il recupero delle scorie, 5 anni di ritardi. E continuano a non essere fornite date, perché l'acciaieria, l'azienda, l'AST, la ThyssenKrupp, anzi, ha già anticipato sostanzialmente la risposta che immagino lei mi darà sulla stampa. E io credo che questo non sia sostenibile e chiedo qui, lo verbalizzate per favore, chiedo l'intervento della magistratura, perché tutti i controlli finora portati avanti non hanno sortito effetto. Voi gli fate un baffo. La politica è totalmente prona a questo sistema che sta determinando appunto una serie di criticità che poi sfociano in situazioni drammatiche. E allora rispetto a questo io credo che non sia possibile andare avanti. Chiedo anche che la Presidente della Regione intervenga più tardi con comunicazioni, visto che ieri c'è stato un incontro con i sindacati. Chiedo di capire quindi se da parte vostra ci sia intenzione di andare un po' a stringere su questo tema, mettendo alle corde l'azienda, dinanzi alle sue responsabilità, gli apicali che stanno in Germania. Siamo nello stesso continente, siamo sotto la stessa bandiera europea, non è possibile che alcuni facciano quello che vogliono. Grazie. Prego, assessore Cecchini. Sì, ma intanto credo
a nome della Giunta, ma immagino anche il Consiglio, l'auspicio che il giovane infortunato ieri possa guardare al meglio e quindi da parte nostra appunto i migliori auspici. E, è chiaro che ogni volta che c'è un incidente sul luogo di lavoro è un momento drammatico per tutti, non solo per chi lo subisce o per l'azienda, ma per l'intera comunità che si adopera complessivamente per fare in modo che ci sia un'espansione dei diritti, soprattutto quando parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Detto questo, l'interrogazione ha posto quesiti di natura ambientale e non di natura diciamo di sviluppo economico, magari anche per dar conto dell'incontro che si è tenuto ieri con l'assessore allo sviluppo economico, il presidente, il consigliere può agire con altre richieste o interrogazioni. In questa fase diciamo che le informazioni che ho a disposizione le metto a conoscenza dei consiglieri e del consiglio, sapendo che in questo caso trattiamo, e lo sappiamo, di un impianto sicuramente per la complessità delle competenze, diciamo, delle funzioni e delle attività che svolge, è un complesso produttivo molto significativo e anche per questo ha avuto bisogno nel corso degli anni non solo di una prima AIA, di un primo procedimento, ma di vedere costantemente anche la revisione di questa autorizzazione in presenza del fatto che negli impianti sopra citati c'è la produzione di acciaio con capacità non superiore a 2,5 tonnellate, impianti di combustione con potenza termica superiore a 50 megawatt, avevo bisogno della... impianti di trattamento di superficie dei metalli mediante processi elettrolitici o chimici con vasche con volume maggiore a 30 metri cubi, impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, impianti per l'eliminazione di rifiuti pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi che ricevono più di 10 tonnellate al giorno, attività di trattamento e gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di ricepimento delle direttive. Ho un po' riportato tutte le attività che si svolgono all'interno di quegli insediamenti produttivi per dar conto di quanto è complessa e variegata la produzione e quindi anche il sistema autorizzativo e di controlli. Quello che diciamo, attiene alla produzione e alla gestione delle scorie è sicuramente uno dei fattori che fin dall'inizio ha determinato più situazioni che hanno portato ad esempio a specifiche procedure di bonifica per quanto riguarda la SIN Terni-Papigno da parte del Ministero, sapendo che lì da circa 130 anni in quel sito venivano conferite appunto le scorie di produzione. In ambito AIA già nel 2010, nel momento in cui era rilasciata la prima autorizzazione, la Regione Umbria aveva previsto specifiche prescrizioni volte al recupero della scoria o in alternativa al suo smaltimento in discarica. Il gestore si trova ci ha comunicato di procedere ad una gara internazionale per poter far fronte agli adempimenti di quanto previsto anche dalle rispettive autorizzazioni. Ci comunica che è nella fase finale dal momento che si sono tenuti gli incontri con le due società che sono ancora, diciamo, con le due imprese che sono ancora in corso, sia nel mese di maggio con una e nel mese 17 giugno con l'8-9 giugno con un'altra delle due, l'Arsco e la Tappo Jarvi.
credo si pronunci in questo modo, e naturalmente alla fine aggiudicheranno così come previsto dalla gara in base a quanto anche attraverso gli incontri e confronti una delle imprese sarà in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni delle aziende. Naturalmente c'è una specifica conferenza di servizi che indetta per la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale, che è interfaccia costante delle varie attività che vengono svolte e in particolar modo per quanto riguarda l'andamento della gara costantemente gli uffici sono informati. Nel momento in cui sarà completata la gara la conferenza dei servizi definirà le prescrizioni e gli obiettivi temporali che saranno oggetto di revisione AIA da parte della Regione Umbria. Prego, consigliere Liberati. Grazie assessore, ma io come gruppo in regione ribadisco l'assoluta straordinarietà e urgenza di un intervento di altra natura su questa azienda che non rispetta le regole, semplicemente, non rispetta le regole di base di convivenza dentro il consorzio civile. E questo è molto grave. E questo purtroppo comporta situazioni sempre più gravi. La vicenda della discarica Colabrodo, è nota da anni a tutti. Quella discarica è la discarica più grande, una delle più grandi del centro Italia, non certo dell'Umbria. Lì ci sono decine di milioni di tonnellate di scorie che sono state sepolte per anni con metalli pesanti che finiscono nelle falde acquifere, eccetera, c'è cromo esavalente. Allora, rispetto a questo, o qui, diciamo, ci arrabbiamo per far rispettare le regole e quindi facciamo la nostra parte fino in fondo, oppure se lasciamo andare la corrente poi non ci stupiamo del fatto che anche su altri fronti si registrino situazioni sempre più scabrose. Io credo che non sia rinviabile da parte dell'autorità giudiziaria un segno serio su questa azienda, su questa fabbrica. La politica non riesce a dire nulla, non riesce a far rispettare le regole siano fatte rispettare da chi le deve far rispettare. Basta con la vita comoda anche da parte di alcuni dell'autorità giudiziaria, si facciano rispettare le regole, basta! L'ultimo question time rimasto, che è l'oggetto 110, un'interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolta all'assessore Barberini. Stretta correlazione tra scuole di specializzazione medica scelte dall'Università di Perugia e competenze della Regione Umbria. Rischi di impatto negativo sul servizio sanitario regionale. Prego, consigliere Carbonari. Grazie, Presidente. Dunque, premetto che in data 13 giugno è stato pubblicato il decreto interministeriale relativo agli standard, ai requisiti e agli indicatori dell'attività formativa assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Allora, visto che il decreto prevede tra i vari requisiti il fatto che la Regione debba partecipare insieme all'Università alla formazione medico-specialistica attraverso le strutture sanitarie regionali e l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. Allora, chiaramente questo osservatorio ha una serie di compiti come quello di definire gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie ed ospedaliere, nonché quelli per le attività assistenziale dei medici in formazione specialistica. Inoltre verifica i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e cura il monitoraggio sui risultati dell'attività formativa. Ora, premesso questo, considerato che le scuole di specializzazione hanno un grande impatto chiaramente sul servizio sanitario regionale, poiché i medici che sono in formazione e partecipano appunto a queste scuole contribuiscono in modo progressivo, in funzione chiaramente delle acquisite e accresciute competenze, a sostenere e a implementare le prestazioni sanitarie che vengono offerte dal servizio sanitario regionale, apportando anche un vantaggio in termini di costi, perché appunto si riducono i costi del servizio offerto ai nostri cittadini, perché appunto percepiscono un compenso, una retribuzione, un salario molto inferiore rispetto a quello dei medici. E considerato però che fino a qualche anno fa risultavano attive presso l'Università di Perugia ben 36 scuole di specializzazione con sede a Perugia, e
Tuttavia, in seguito alla riforma delle scuole, l'Università di Perugia ne ha mantenute 18 con sede a Perugia, mentre le altre sono state aggregate ad altre sedi, quindi il numero dei medici in formazione è sceso dai 700 a circa 300, chiaramente essendosi ridotta, con forti ripercussioni anche sulle qualità del lavoro e sulla qualità del servizio offerto. Visto che tutti noi abbiamo visto che da notizie di stampa sembra, si apprende che l'Università di Perugia sarebbe per deliberare l'assegnazione di 5 posti di professore universitario, di cui uno destinato ad area medica e di 31 associati, noi vogliamo sapere se questa scelta, questa posizione accademica, impatti o meno anche sulla sanità regionale, precisando se questo reclutamento sia funzionale a mantenere alti livelli qualitativi delle scuole di specializzazione a Perugia, oppure a risolvere eventuali criticità interne ad esse, comunicando se non ritenga invece opportuno per il buon andamento della pubblica amministrazione mantenere ampliare il numero delle scuole di specializzazione a Perugia, vista appunto la loro stretta correlazione al sistema sanitario nazionale e regionale, anziché pensare ad incrementare il numero dei professori e degli associati, peraltro in un momento abbastanza difficile anche per la nostra università e per la tenuta del nostro sistema, del nostro welfare. Grazie. Prego, Assessore Barberini. L'oggetto della interrogazione attiene a situazioni, a fattispecie che in qualche modo non riguardano direttamente la regione dell'Umbria, ma piuttosto i rapporti che la stessa regione Umbria in qualche modo può e deve instaurare con la Università di Perugia. La situazione è quella in qualche modo rappresentata. Sì, è vero, esistono, c'è stato un calo delle scuole di specializzazione che passano da 36 a 18. Non mi sento di condividere la formazione, il principio dell'interrogante, laddove sostanzialmente rappresenta il ruolo, l'utilità e il risparmio che gli specializzandi possono determinare nel servizio sanitario regionale, perché rammento a tutti noi che gli specializzandi sono professionisti, sono medici in formazione, quindi non appare perfettamente coerente, rispondente alle finalità, quello di aumentare gli specializzandi per risparmiare. Dobbiamo aumentare e provare ad elevare il numero degli specializzandi per cercare di formare una classe medica in grado di rispondere ai bisogni assistenziali della nostra comunità regionale. Ulteriore aspetto per capire il numero delle scuole di specializzazione è quello che ogni scuola di specializzazione, per esistere, per aver diritto alla sua configurazione, deve avere almeno 2 professori, ordinari o associati che siano. Alla luce di questo, come ci stiamo muovendo per cercare di recuperare un po' del numero delle attività e dei professionisti e dei specializzanti nella regione? Intanto abbiamo chiesto all'Università di impegnarsi a garantire la presenza degli specializzandi in tutto il territorio regionale sulle strutture che sono accreditate per ricevere specializzandi. Nella sostanza, non necessariamente gli specializzandi sono in formazione solo nelle aziende ospedaliere di Perugia e Terni, ma ci sono altri presidi ospedalieri accreditati che possono ricevere gli specializzandi. La seconda questione è una maggiore attenzione alle scelte programmatiche, alla programmazione, quindi nella sostanza anche nella selezione, nella indicazione, nella individuazione dei professori, per poter andare a coprire le effettive necessità che via via si manifestano, si palesano nel nostro territorio regionale. Altra questione che invece in qualche modo supera il decreto ministeriale e quindi anche l'oggetto della interrogazione, la Regione Umbria si è fatta promotrice nel tavolo tra gli assessori alla sanità, unitamente ad altre regioni, per cercare di rivedere la dislocazione
è la individuazione delle specializzazioni appunto assegnate ad ogni regione. Alla luce di quello c'è stato un recepimento da parte del Ministero della Salute che porterà presumibilmente ad una rivisitazione della collocazione delle specializzazioni tra le diverse regioni. Su questo credo che avremo risposte da qui a qualche giorno. Grazie. Grazie. Brevemente per la replica, perché con i tempi siamo andati fuori alla grande. Prego, consigliere. Sì, assessore, mi pare che lei non abbia sostanzialmente risposto sul punto, abbia eluso completamente la parte relativa al fatto che si continuano a assumere ordinari, a reclutare professori, nel momento in cui peraltro la facoltà è in grave crisi, l'università, scusate, è in grave crisi, facoltà di medicina lo stesso, e su questo io suggerisco a ognuno di effettuare relativi approfondimenti, perché non è possibile che nel momento in cui si perdono migliaia di iscritti ogni anno, per questo sta accadendo ma non viene detto, perché in Umbria l'importante è mantenere tutto sotto una bella cappa nel momento poi in cui esplode il problema e saranno espulsi dal mondo del lavoro professori, associati e quant'altro, ricercatori, allora ce ne accorgeremo. Allora io le suggerisco e vi suggerisco, suggerisco all'intera Giunta Marini di esaminare approfonditamente non soltanto il caso riguardante il reclutamento di ulteriori professori e associati, ma capire cosa sta accadendo lì, perché sono a rischio migliaia di posti di lavoro per Perugia e non solo. Bene. Allora, abbiamo veramente concluso il question time. Grazie.